Vi ringrazio dell'invito, perché è un piacere essere qui con voi. Prima di iniziare la mia relazione inizio io a farvi delle domande, perché mi piaceva avere i vostri su una cosa innanzitutto. Sapere cos'è secondo voi utopia. Cos'è secondo voi utopia? Qualcuno che alza la mano? Utopia, cos'è utopia? Non è interessato alla cosa, non mi manca per quella. Qualcuno ha detto che un'idea è realizzabile, quindi un'idea è realizzabile rischierebbe di essere inutile, quindi l'idea è il rischio di associare l'utopia a qualcosa di inutile. Lo stesso il sogno, qualcuno ha detto, lo stesso il sogno potrebbe essere considerato come qualcosa di inutile. Quindi noi ad esempio che siamo il primo comune d'Italia che ha definito l'obiettivo di aderito alla strategia di Rifiuti Zero, potremmo rischiare di fare qualcosa di inutile, un sogno, qualcosa di irrealizzabile. Ebbene non è così, perché ogni nostra vita può essere caratterizzata o da inseguire dei sogni, delle utopie, o da vivere la quotidianità in modo più normale, diciamo così. Lo stesso l'amministrare, fare politica, può essere caratterizzata da inseguire un sogno, un'utopia, oppure da amministrare l'esistente. A cosa serve amministrare l'esistente in una comunità, in una società che sta attraversando una crisi, in un'economia che attraversa una crisi? Significa non avere, diciamo, un'innovazione che invece l'utopia e il sogno ti può garantire. Quindi se noi nella nostra attività politica che tutti i giorni facciamo da amministratori, ma anche da cittadini, da associazioni, abbiamo un sogno, abbiamo un'utopia, beh forse abbiamo un sogno, più l'utopia non ci arriviamo, ma possiamo fare tante cose per comunque costruire degli ottimi risultati che ci avvicinino a quell'utopia. E per rimanere in tema dei rifiuti, arriverei alla seconda immagine. Questo è il percorso dell'utopia verso il rifiuti zero. Quindi l'obiettivo, l'importante non è l'obiettivo finale, il rifiuto zero, ma l'importante è proprio tutto ciò che facciamo per rincorrere quell'utopia, perché nel frattempo abbiamo cambiato il 90% del nostro problema. Quindi se anche ci rimane quel 10% e qui, al momento, quindi non capiamo ancora come risolvere questo problema del rifiuto, beh, il restante 90% l'abbiamo superato, quindi la nostra utopia è servita a qualcosa, non è stato qualcosa di inutile. Il nostro sogno, ciò che ci anima, ci ha spinto a risolvere gran parte del problema. Questo è il percorso dei 10 passi che a livello internazionale, con professori come Paul Cornet, con amministrazioni comunali come San Francisco, con 1 milione di abitanti, con comuni in tutto il mondo, declinano giorno per giorno. Questi 10 passi ci possono portare a cercare di raggiungere l'obiettivo di rifiuti zero al 2020. E facciamo un po' un percorso per questi 10 passi, un po' un viaggio, nello spirito del viaggio verso rifiuti zero. E per ognuno di questi 10 passi faccio vedere poi delle foto che fanno riferimento a questa esperienza. In sintesi, la separazione dalla fonte, alla sorgente, è il primo passo indispensabile e fondamentale per avviare un percorso verso rifiuti zero. Quindi eliminare il sistema di raccolta a cassonetto che impedisce la raccolta alla fonte e la separazione alla fonte di materiali, perché con i cassonetti si mescola tutto, è impossibile mandare a riciclo i materiali. Il secondo passo è quindi la raccolta porta a porta, organizzare un servizio di raccolta domiciliarizzato casa per casa. Il terzo passo è il compostaggio, quindi il riciclo della parte più importante, più grande, più preziosa del rifiuto, che è proprio quella organica, che è una ricchezza per i nostri terreni,
se ci va, appunto, separata e trasformata in compost. Il quarto passo è il riciclaggio, quindi le carta, le plastiche, i metalli, avviare tutto al riciclo, perché è possibile riciclare il 90% e più di tutti i nostri scarti. La quinto passo, il più importante, è ridurre la produzione dei rifiuti, perché produciamo troppi rifiuti inutili e quindi possiamo ridurne tantissimi. Addirittura voi pensate, a livello normativo, per legge, a livello europeo, la prevenzione dei rifiuti è considerata la prima priorità per la gestione dei rifiuti, solo al secondo posto va il riciclo e le discariche degli incineratori sono all'ultimo posto per normativa per ciò che non è riciclabile. Ma il Parlamento europeo ha stabilito che tutto ciò che è riciclabile deve essere prima di tutto ridotto e poi avviato a riciclo. E il sesto passo è il riutilizzo e la riparazione, per tutto ciò che è riutilizzabile, riparabile, qualcosa che è ancora in buono stato, che noi buttiamo via, non deve diventare un rifiuto, ma può essere e deve essere riutilizzato e anche riparato se possibile. Arriviamo al settimo passo, incentivi economici. In questo caso si intende diversificare le tariffe che pagano i nostri, tutti noi, che paghiamo a seconda delle nostre abitudini, cioè chi produce di più deve pagare di più e chi produce meno deve pagare meno. In questo modo c'è un incentivo importante economico a migliori comportamenti. L'ottavo passo è la separazione del residuo e centri di ricerca, cioè questo significa che anche quel 10-20% che rimane di non riciclabile non è detto che debba andare nelle discariche degli inceneritori, anzi le discariche degli inceneritori sono le soluzioni più inquinanti per il nostro pianeta, per il nostro ambiente, per il nostro futuro. Invece ci sono tante tipologie di tecnologie che ci permettono di riutilizzare anche il materiale non riciclabile. Quindi per cancellare definitivamente, e questo è possibile anche in Italia, le discariche degli inceneritori. Arriviamo al nono passo, il miglior design industriale, quindi questo significa che con meccanismi normativi, cioè della legge che impone alle aziende, ma anche dal basso, attraverso ciò che noi consumiamo, possiamo privilegiare quei prodotti che sono fatti con materiali riciclabili rispetto a quelli non riciclabili. Arriviamo quindi all'obiettivo finale, entro il 2020, che è appunto rifiuti zero, quindi con l'eliminazione della necessità di discariche in questo percorso. Iniziamo quindi il viaggio attraverso le foto che raccontano questo viaggio. La prima slide. Abbiamo detto, il primo passo separazione alla fonte, significa appunto eliminare questo modello, perché questo modello deresponsabilizza le nostre abitudini, non ci permette di fare un efficiente riciclo dei materiali e spreca appunto tutte le preziose materie prime che noi utilizziamo. Il secondo passo è appunto l'avvio di un sistema di raccolta domiciliarizzato, che quindi in tantissimi comuni stanno utilizzando, perché la legge in Italia ci impone di raggiungere il 65% di raccolta differenziata. Il 65% è impossibile da raggiungere col cassonetto, quindi possiamo dire che i comuni che utilizzano i cassonetti sono perfetti, perché non permettono alla comunità di raggiungere il minimo indispensabile che è l'espresso della legge. Quindi questi comuni pagano un'ecotassa, quindi pagano una penalizzazione economica che ricade poi sui cittadini, sulle tasse dei cittadini. Quindi per evitare che la politica dia un messaggio di deresponsabilizzazione che neanche il comune riesce a raggiungere e rispettare la legge, questo è un modello che ci può aiutare a raggiungere questi risultati. Andiamo avanti, quindi con l'informazione che prima benissimo Vincenzo descriveva, cioè il coinvolgimento della cittadinanza, l'informazione a tutti i cittadini di come con questo sistema si possa avviare il materiale a riciclo. Quindi questo appunto sono i metri che noi utilizziamo, capandoci sul nostro comune, che è un comune di 45.000 abitanti che appunto ha eliminato tutti i cassonetti sul proprio territorio. Andiamo avanti, ancora. Tanti mezzi che noi utilizziamo proprio per ridurre l'impatto ambientale della raccolta li utilizziamo con mezzi elettrici o a metano, CDL, per inquinare il meno possibile anche nel trasporto di materiali. Arriviamo al terzo passo, chi è che si ricorda qual era? Il compostaggio. Il compostaggio possiamo
dividere tre livelli di compostaggio. Il primo, quello familiare, chi ha un piccolo giardino, un piccolo orto, un po' di terra, può benissimo trasformarsi i suoi scarti di cucina, il suo taglio dell'erba, in servizio da riutilizzare nei vasi, nei fiori, nell'orto. Il secondo, andiamo avanti, il secondo livello di compostaggio è quello collettivo, cioè i pianti, piccoli pianti che per una mensa, per un hotel, per un ristorante, per un condominio possono trasformare facilmente lo scarto organico in compost, quindi per quantità anche un po' più grandi. Questo noi l'abbiamo utilizzato però tanto alla nostra mensa comunale. Andiamo per avanti, il terzo livello è il compostaggio, quello industriale, per i comuni, per le province che trasformano grandi quantità di organico in compost. Il quarto passo, chi è che se lo ricorda? Quarto passo, il riciclaggio. Il riciclaggio di tutti gli altri materiali, quindi plastiche, lattine, tetrapack. Questa è la visita. Noi periodicamente sul nostro comune organizziamo un viaggio con un pullman gratuito per tutti quelli che vogliono andare a visitare un impianto del riciclo. Qui eravamo andati a vedere un impianto che separa le case e le lattine. Questa è la carta che rimane sul nostro territorio, in tante cartiere trasformata in carta. Arriviamo al quinto passo, che era la riduzione dei rifiuti. Abbiamo detto che la riduzione dei rifiuti è la prima priorità della legislazione europea. In Italia non c'è ancora il piano della riduzione a livello nazionale, questo governo sta lavorando al primo piano nazionale per la riduzione dei rifiuti, che sembra sarà approvato entro fine anno, quindi tra pochi giorni. Tante sono le iniziative, la prima da cui siamo partiti è eliminare il consumo dell'acqua in bottiglia. Questo perché consumare un'acqua, come in questo caso, che viene da Padova, portata in camion in campagna, è uno spreco di petrolio, è uno spreco di petrolio doppio, perché oltre al consumo del carburante c'è anche il consumo della plastica, e è inutile perché l'acqua che scorre dai nostri rubinetti è un'acqua che è più controllata e più garantita di quella che acquistiamo in queste bottiglie, perché se voi vedete i parametri di legge che sono obbligatori per delle acque di rubinetto, quindi queste acque sono molto più delle acque di rubinetto rispetto a quelle delle acque minerali, e sono molto più controllate in Italia tutti i giorni rispetto a una volta all'anno queste bottiglie. Lo stesso per, oltre a eliminare ogni consumo di acque minerali, abbiamo anche valorizzato le fonti sorgibili che ci sono sul nostro territorio, quindi chi anche vuole un'acqua migliore rispetto a quella del rubinetto, perché magari qualcuno sente un po' di cloro, può dar noia, il cloro basta tenerlo in una brocca e va per mezz'ora e l'acqua è buonissima lo stesso. Ma comunque abbiamo valorizzato anche quelle che sono le fonti sorgibili, e l'acqua che sorge viene fuori dalle sorgenti. 15 fonti di questo tipo sono state realizzate installando una tecnologia live ultravioletti che elimina la carica batterica e garantisce la potabilità senza aggiunta di cloro. Ci sono distributori automatici dati alla spina che permettono di valorizzare i produttori locali, dando un maggior sostegno economico, evitare i consumi al supermercato, risparmiare da parte dei cittadini, garantire ai produttori tre volte in termini economici quello che garantisce il mercato e ridurre la produzione dei rifiuti. Anche i detersivi, tantissime attività commerciali vendono la spina sul nostro territorio comunale, abbiamo ridotto la tariffa dei rifiuti a quei negozi che hanno inserito appunto prodotti alla spina in vendita. E questa, ancora avanti, è una bellissima iniziativa non ideata dal comune, ma da quattro ragazzi di Capandoli che hanno avuto per la prima volta in Italia l'idea di aprire un negozio che vende solo prodotti alla spina e solo di filiera corta, cioè prodotti che vengono fatti entro i 70 km con Capandoli e tutti senza un imballaggio. Questi ragazzi hanno avuto una bella idea, si sono fatti il lavoro, valorizzano i produttori locali, riducono i rifiuti e hanno già decine di richieste in tutta Italia per replicare questo punto di vista. Quindi un'idea dove tutti hanno vinto, produttori locali, loro e l'ambiente.